Ascolto, buon pomeriggio. Ultimo processo e con qualche amuleto nelle tasche di tutti noi a un giro che è partito di venerdì. Deve esserci evidentemente un rapporto irrazionale tra il fatto sportivo e il suo consumatore, cioè il pubblico, a giudicare almeno dall'accoglienza strepitosa, veramente festante, che gli sportivi milanesi hanno tributato all'arrivo della corsa e a Gimondi, il suo vincitore. E vorrei che Ormezzano sviluppasse questo tema che io propongo al processo di oggi. Il tema è quello difficilissimo del rapporto tra la folla italiana e l'atleta. È un tema affascinante perché è sempre più misterioso, io personalmente ci capisco sempre di meno. Per me questo è un giro in cui la gente, invece di applaudire Gimondi, doveva chiedere scusa a Gimondi, scusa di tutto un sistema, un'involuzione che l'ha portato alla privazione di un avversario con il quale Gimondi poteva andare fino al fondo di se stesso, fino all'esplorazione completa del suo personaggio. E invece per la gente non è accaduto nulla, è felice. Io dico viva la gente, c'è un musical, no, che in questi giorni va in giro per le piazze e dice viva la gente. Beh, viva la gente perché ha sempre ragione, questa è democrazia, è criterio maggioritario. Io però mi chiedo una cosa. Io sono sempre del parere che il ciclismo sia sport preistorico, che il giorno in cui un gigante californiano, di quelli che saltano con l'asta 5 metri e 45, lanciano il disco a 64 metri, salirà in bicicletta, bisognerà rivedere tutti i concetti. Ora c'era un'occasione d'oro, perché ci fosse un'esplorazione fino al fondo di se stessa di due uomini in forma strepitosa, Eddie Merckx e Felice Gimondi. Il Gimondi delle Dolomiti è stato un Gimondi che si è accontentato di controllare la corsa e non doveva assolutamente fare di più, non era il caso. Io vorrei un giorno di tripudio innaturale, direi, come questo, in un giorno anche di sole che veramente ci ha folgorati, ci ha colpito, siamo tutti malandati, diciamo. Vorrei che si pensasse a quale straordinario esito potevano avere le tappe dolomitiche, se Merckx impegnava Gimondi e se Gimondi impegnava Merckx. Non parlo per la vittoria dell'uno o dell'altro perché non me ne importa assolutamente nulla, parlo per conoscere di più del ciclismo. Per essere coerente, e qui c'è presente Gimondi, io dico che il nostro atteggiamento è stato identico l'anno scorso quando queste cose successero a Gimondi ed è stato uguale quest'anno quando sono successe a Merckx. Quindi mi pare che noi stiamo perfettamente in equilibrio sul problema. Vorrei sentire a questo proposito quale può essere il parere del mio amico Gimondi. Sì, infatti questo è vero, però io direi una cosa. Adesso qui stiamo facendo un processo a una cosa che forse oscura ancora di più il giro. Io direi parliamo del giro, parliamo degli aspetti agonistici che ha dato questo giro e dal lato sportivo e tecnico che si è visto, per poter donare anche appunto al pubblico, ai sportivi che ci seguono, qualcosa di migliore che sempre polemiche. Bravo Gimondi, per me è la migliore risposta tu mi potresti dare, ti ringrazio. È giusto ciò che dice Gimondi, però caro Gimondi, quando ti sei trovato di fronte alla analoga punizione sofferta da Merckx, tu hai invocato la collaborazione delle persone per bene, delle persone che aderivano al tuo sistema, alle tue iniziative. Perché adesso bisogna accantonare tutto? Siamo qui a festeggiarti, d'accordo, sei il numero uno, però il problema esiste, non va accantonato. Ma io non ho detto che non esiste il problema, io ho detto che esiste il problema, ma dico soltanto che forse oggi non è il luogo adatto per discutere di questo problema. Se non ne parliamo oggi, non ne parleremo più dopodomani, perché come vi ho detto, siccome non c'è democrazia nel ciclismo, la questione verrà archiviata e si ritornerà a parlarne quando un altro sarà di nuovo Giglioli o te, verrete colpiti da questo sistema antidoping che è da disapprovare, che le persone per bene disapprovano. Disapprovato questo, l'ho sempre detto, sì. Molto bene, grazie. Ecco, nel giorno in cui Gimondi si prende i suoi meritatissimi applausi, nel giorno in cui Facetti propone di rifare per l'ultima volta forse un discorso non più rimandabile, pregherei il vincitore del Giro d'Italia di lasciare noi arbitri di giudicare sull'opportunità o meno di affrontare ancora questo argomento. E vorrei rispondere io al collega Beni, il quale molto ragionevolmente insiste, con questo chiudiamo, che Merckx è stata la grande vittima di questo Giro. Vorrei aggiungere un altro nome. La seconda vittima del Giro secondo me è stato Felice Gimondi. E vorrei riproporre il tema del Giro, quello tecnico. Sì, questo per me non discuterei anche sulla gerarchia della vittima, per me sei stato la prima vittima del Giro. Avevi il diritto o di arrivare primo con Merckx o di arrivare secondo dietro Merckx, il diritto di sfoderare quel grande se stesso che stai preparando da gennaio, mi pare. Felice, io volevo solo dirti una cosa per ritornare a parlare del Giro. Nel nome tuo e di Merckx, nel nome del ciclismo che hai continuato, nel nome delle tappe dolomitiche che tu hai onorato, abbiamo rintracciato noi anche giornalisti che stavamo su barriere opposte parlando di ciclismo, una comunità di pensieri e di intenti. Questo lo dico a te, lo dico anche a Raschi, no Bruno? Ci siamo trovati singolarmente vicini e insieme perché crediamo a questo sport, perché lo vogliamo difendere. Potremmo domani sparare a favore di questo sport da diverse posizioni e magari colpirci, come capita ai cacciatori il giorno dell'apertura della caccia, no? Però grazie a te, grazie alle Dolomiti di Zilioli, grazie al sacrificio di Zilioli che ieri è arrivato e mi ha detto guarda, non mi diranno più niente,
Do tutto quello che ho. Grazie a Michelotto che ha battuto te, che ha dato un altro rilievo, una sfumatura. Noi abbiamo un Giro d'Italia, abbiamo un ciclismo che tira avanti. Questo è importante, no, mi pare? Tu sei d'accordo? Sono pienamente d'accordo, come avete detto prima, per due fattori. Cioè, l'inizio di questo Giro è stato molto interessante anche dal lato tecnico e agonistico, perché c'erano 50 neoprofessionisti alla quale hanno reso dura, direi, le prime tappe. E in finale si è aperta una lotta tra me e Ziglioli e Michelotto veramente entusiasmante, perché io dico sinceramente, solo ieri sera mi sono sentito non sicuro ma quasi sicuro di vincere il Giro, ma fino allora avevo paura perché avevo visto che i miei avversari erano forti e non si erano mai rassegnati. È giustissimo questo coraggio di dire che ha avuto paura, mi pare molto nobile e molto lusinghiero per voi due, per Schiavone e per chi l'ha messo in crisi. Parliamo un attimo del Tour, Felice. Il Tour e il Giro si agganciano, ormai il dialogo non possiamo più evitarlo. Il Tour visto da te e il tuo Tour visto da loro due, se Ziglioli andrà o se Ziglioli non andrà, questo è anche importante. Beh, il mio Tour mi ha già fatto diverse domande, se ci sarà Merckx, se non ci sarà Merckx. Io dico subito, io ho fissato un programma e quindi parteciperò al Tour che ci sia o che non ci sia Merckx. Le mie condizioni attuali potrei dire di aver finito il Giro molto meglio che quando sono partito. E quindi mi presenterò alla partenza in condizioni di fare certamente una bella gara. Non vorrei promettere di più, però farò il possibile per ottenere il massimo. I nomi di Gimondi e di Merckx fatalmente in questo processo rotoleranno insieme fino alla fine. Si è parlato di Merckx al Tour e Gimondi si chiedeva, non so che cosa ne sarà del campione belga. Io credo che lo sappia Fiorenzo Maini. Io non lo so al 100%, ma io penso che il buon senso prevarrà e Merckx farà il Giro di Francia. E facendo il Giro di Francia Merckx, trovandosi con Gimondi, sarà una lotta importantissima per gli sportivi e al Giro di Francia sarà reso di giustizia a Merckx e sarà reso di giustizia a Gimondi. Questa è la mia opinione. Per questo sicuramente io sinceramente sarò felice se ci sarà la partenza, perché così dovremmo assistere a una bellissima battaglia, ecco. Restiamo fra i due, restiamo fra Gimondi e Merckx e riportiamoci al giorno in cui il Giro d'Italia è stato interrotto diciamo così nel suo tema essenziale, che era il grande duello fra Gimondi e Merckx. Merckx era favorito alla partenza, era favoritissimo per strada dopo le due cronometro e le altre due vittorie, era dinanzi a Gimondi di 1:41. Il Giro d'Italia a quel punto poteva considerarsi finito o no? Io vorrei che mi rispondesse sinceramente Gimondi. Beh, io dico una cosa sola. Il Giro d'Italia finisce a Milano. In particolar modo dico che quando Merckx è stato tolto di gara, il Giro era ancora tutto da fare, tutto da giocare, quindi direi era ancora tutto aperto a me, tutto aperto a Ziglioli, tutto aperto a Michelotto e a tutti gli altri concorrenti. Benissimo, io ripropongo la stessa domanda che ho rivolto a Gimondi a Ziglioli e a Michelotto. Mi risponda Ziglioli per cortesia. Io penso che siccome i due grossi da battere erano Merckx e Gimondi, mancando Merckx io forse sono stato un po' svantaggiato, in quanto Gimondi ha dovuto soltanto più lottare contro di me. E purtroppo è migliore, difatti lo ha dimostrato. Io non voglio adesso stare a parlare di Tour perché non si sa ancora se si parteciperà o no. Io voglio dire un bravo a Gimondi, non recitato ma di cuore, perché anche se non ha dato la zampata del insomma, che ogni tanto riusciva a dare, ha controllato il giro e ne è risultato il migliore. Senza dubbio anch'io sono del parere che il giro era ancora aperto a quel punto a Savona, insomma, dopo il ritiro di Merckx. Per quanto io vorrei precisare una cosa, se nel Giro d'Italia forse era un po' più favorito Merckx, io ho sempre sostenuto che in un Giro di Francia sia più favorito Gimondi di Merckx per il metodo di corsa, per la questione della temperatura, del caldo. Io penso, e ho sempre sostenuto anche voi giornalisti ancora a febbraio, che in un Giro di Francia sia molto più favorito Gimondi di Merckx. Nel Giro d'Italia invece forse era più vantaggiato il Merckx, forse dico.
così perché il Giro d'Italia si svolge in un clima molto differente. Il finale sulle Dolomiti di solito è sempre fresco, freddo, dove il MERS va molto meglio. Invece il Giro di Francia, per il metodo di corsa e per il grande caldo, secondo, questa è la mia opinione, il Gimondi è più favorito del MERS. Io riprendo il filo del discorso e dico quali erano i motivi per i quali, secondo me, il Giro non era ancora finito. Per questa ragione, Merckx dimostrava di correre in maniera profondamente diversa dall'anno scorso. Prima di tutto correva sempre a ruota, raramente anticipava l'avversario, correva secondo una giudiziosa economia nella quale era difficile vedere sino a che punto volesse fare così e sino a che punto non poteva fare diversamente. Comunque era un Merckx differente da quello dell'anno passato. Un Merckx che non aveva, in salita soprattutto, non aveva levato di ruota nessuno. Alla esaltazione completa del suo dominio, secondo me, mancava un test, il test di questo Giro d'Italia, le Dolomiti, cioè tappe con lunghe salite e con molte salite successive. Salite dove anche uno scattatore principe come lui si sarebbe potuto trovare in difficoltà di fronte a un grande maratoneta, un grande mezzofondista come è Gimondi. A una prova di questo genere, nel 1967, Merckx, perché non stava bene, i motivi saranno molti, era venuto meno. Quindi il motivo del Giro d'Italia era un motivo ancora da esaurire. Vorrei sapere se Gimondi e gli altri suoi colleghi sono concordi con la mia opinione o divergono in qualcosa. Beh, io sono pienamente d'accordo, però direi ormai ci siamo posti diverse volte questa domanda, ma sicuramente non troveremo mai la soluzione. Perché non sei controprova? Dobbiamo dire il Giro è andato così e purtroppo è finito così, insomma, ecco, direi perché. Infatti, io qui sono un po' il diavolo, direi. Mi piace dare a Cesare quel che è di Cesare. Dico brava Gimondi perché ha vinto e dico mi spiace che questo Merckx non abbia potuto lottare con Gimondi per la vittoria finale, perché se Gimondi avesse vinto un Giro d'Italia con Merckx in corsa, certamente sarebbe stato un giro più bello di quello che è stato. Naturalmente Gimondi non ha colpa, Gimondi l'altro l'hanno mandato a casa e Gimondi si trova la maglia rosa. Cosa deve fare Gimondi? E direi trovato la maglia rosa proprio, forse no. Purtroppo i fatti sono andati così e di trovare le parole adatte qui per continuare il discorso, insomma, direi. Io, come ho già detto prima, guardiamo i lati tecnici, i lati sportivi e i lati positivi che ha dato questo giro e tiriamo le somme per dire che è stato un bel giro e basta. Bene, Felice, complimenti per questa tappa che hai vinto qua, su questo palco. Felice Gimondi vince per la seconda volta il Giro d'Italia, porta per la seconda volta a Milano la maglia rosa. Io ritengo che questa maglia rosa, quella di stasera, sia una maglia rosa più bella, perché più pesante, perché più meritata, perché più sofferta di quella di 2 anni fa. In quanto al Giro d'Italia, questa festa che ci ha tenuti insieme, pure fra molti rischi, fra addirittura fra autentici pericoli, come quest'anno, ripeto quello che ho detto prima, il Giro d'Italia quest'anno ha superato il collaudo tecnico e morale più grave della sua storia. Tirando questo bilancio, pensa già all'anno venturo. Io penso che l'anno venturo ci si possa ancora ritrovare insieme a parlare di questa festa che Orio Vergani aveva definito la festa di maggio. È stata una festa turbata da tante cose, ma festa ancora rimane. E la testimonianza più bella è l'accoglienza del pubblico di Milano a questa 52esima edizione. Gentili amici in ascolto, l'avete capito dal tono leggermente patetico di Rassi, siamo alla conclusione. Abbiamo già tirato le somme. Soriani in disparte ci guarda e ha l'aria di essere moderatamente soddisfatto. Ha tutto il diritto di non essere felice di questo giro, ma anche il diritto di pensare che tutto sommato è riuscito a portare a casa questa carovana così colpita dalla malattia. Si è detto, e cerco di riassumere, si è detto con un pizzico di crudeltà anche, che questo giro non è stato tanto vinto da Gimondi quanto perduto da Merckx. Il pubblico di Viorelli, il pubblico di Milano, il pubblico di tutte le strade del giro, in fondo ha reso giustizia a Gimondi, al di là di ogni polemica gli ha dato ciò che gli spettava. Si è parlato poi del Tour. Il Tour riproporrà questo grande tema e scioglierà tanti dilemmi, scioglierà tanti nodi. Vedremo finalmente la verità. La verità è rimandata alla grande corsa francese. La verità è rimandata, gentili amici in ascolto, a Parigi, dal palco del processo per l'ultima edizione di questo nostro quotidiano gioco che è stato a
sua volta influenzato dalle vicende del giro, vi ringraziamo per la cortesia, l'attenzione e la cordialità con la quale ci avete seguito e vi rimandiamo all'anno prossimo. Grazie a tutti, dal Pullman La Sigla, buonasera.